Motore, azione! Nasce da un'intuizione dello sceneggiatore Pasquale Plastino, che un giorno mi ha detto: Carlo, io credo che sia il caso di esplorare il mondo dei padri separati. Siamo una soluzione, come apriamo? Chiamiamo i vigili del fuoco! È sempre molto difficile raccontare un personaggio prima di vederlo, perché non sai quello che hai combinato. Sono la cardiologa. Ah, prego. A continui sbalzi d'umore, ride improvvisamente, piange. Sì, ma è una lacera, no? È stressata, penso che non dorma molto la notte, perché è una che ha sempre i capelli piuttosto dritti. Voglio le parole precise! Chi è questo Fulvio Brignola che scrive prima di cinema e poi si trova improvvisamente a scrivere di gossip e poi, senza saperlo, si trova a vivere con due persone che non conosce e trova altri due disgraziati come lui? Noi rubiamo ai ricchi per dare ai poveri. A Robin Hood, ma vaffanculo, va. Va a vivere con questi due, pur essendo molto molto diverso. Sexy, eh? Condividendo prima questa sorte e poi piano piano sempre qualcosa di più. Domenico Sagato ha svariate mogli, svariate amanti. Baciate con mia nonna, altro che Viagra, è il plutonio che ci vorrebbe. Tenta di godersi la vita, ma poi se la gode poco. Ex grande imprenditore, caduto un po' in disgrazia. Io mi sono ritagliato un personaggio che è stato un grande produttore musicale, l'industria discografica praticamente è alla fine, e allora apro un negozio di vinili, ma certo vivo con grandi difficoltà. Signora, ma che mi chiude l'acqua alle 9:30 di mattina? Porti solo brutte notizie. Certo. Insomma, succede un disastro, e sul fronte lavoro e sul fronte sentimentale. Tutto rosso? No, no, guarda, è un'impressione, ma che cazzo le metti addosso? Scagliesi Savara! Scagliesi Savara! Questo è un cast che ho messo su con molta attenzione. Marco Giallini, perché mi serviva il cialtrone comico. Pierfrancesco Favino, perché bravo sia sul drammatico, bravo sia sul comico. È come se parcheggia la macchina, no? Scusa, per avere una sensazione corretta della inquadratura. Michela Ramazzotti, in un ruolo veramente comico che le ho scritto. Il mio personaggio è Claire, l'ex moglie di Carlo Verdone, del grande produttore con cui io ho cominciato a lavorare, di cui mi sono innamorata, con il quale ho fatto un disco, e questo sarà anche motivo di separazione, ad allontanamento da mio marito. Il personaggio di Lorenza è l'ex moglie di Fulvio, Pierfrancesco Favino, ed è una donna molto risoluta. Questo è quello che mi è piaciuto, il personaggio, che insomma non ha tentennamenti, non è insicura. Cerco mia moglie. Quasi tutte le mie scene sono con Carlo, quindi vederlo recitare dal vivo è veramente un privilegio. Io non mi sento bene. No, Michele! Le risate ce ne sono state molte, e scene dove si ride ce ne stanno altrettante. Sei chiuso da una volta, book! Sei finito! Ci ha creata questa alchimia veramente eccezionale, secondo me. Veramente si ride, si ride. Ci siamo sentiti veramente un gruppo molto molto unito, ci siamo soprattutto divertiti. Una cosa che io patisco molto dei set di Carlo Verdone è questo rigore, questa cosa di non poter ridere, di non potersi rilassare un attimo, ecco. Per cui è stata un'esperienza devastante. Sicuramente la scena che mi ha fatto ridere tanto è quando Gloria porta il biscottino a Carlo. Quando Carlo prende il biscotto e fa una faccia, capito? Quelle sue, no? La visita di Michela Ramazzotti e noi accanto al letto è veramente un momento molto divertente. Ci sono anche delle risate che nascono da piccole cose. È un film anche molto raffinato. Fa ridere perché racconta, secondo me, la verità di oggi, quei suoi tic, le sue fragilità. Posti in piedi in paradiso. 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 È il 23esimo film di Carlo Verdone, tu non lo vai a vedere. Io fossi in te correrei proprio al cinema.